Verso l'anno 30, dispersi e terrorizzati durante gli eventi del Golgota, gli apostoli ed alcuni discepoli di Gesù riprendono dopo la Pasqua la vita comune che avevano conosciuto intorno al Maestro. Negli Atti degli Apostoli Luca descrive questo specifico contesto e l'esuberante attività del gruppo cosciente della presenza di Gesù risorto, incontri, pranzi, progetti. Un nuovo avvenimento inaudito ma annunciato da Gesù raggiunge gli Apostoli. Il dono dello Spirito Santo, creazione della Chiesa come evento della storia sacra. Dopo la Pentecoste, Apostoli e discepoli formano una comunità assidua nella preghiera, consapevole di aver ricevuto un mandato permanente di evangelizzazione del mondo e caratterizzata dalla memoria dei segni e delle parole di Gesù. Essi formano una comunità identificabile dal comportamento dei suoi fedeli assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli Apostoli, nell'unione fraterna, nella preghiera e nella frazione del pane nelle case, come Gesù aveva raccomandato di fare in memoria della cena che aveva preceduto la sua morte in croce. Inizia a sorgere un popolo nuovo. Il rapido succedersi delle conversioni provoca l'opposizione da parte delle autorità giudaiche e poi la persecuzione e la dispersione della comunità di Gerusalemme, che frequentava ancora il Tempio. Si formano nuove comunità provenienti dalla sinagoga ed anche dal mondo pagano. Alcune raccolte delle parole di Gesù, ben presto integrate nei Vangeli, ancora in formazione, costituiscono come dei promemoria della tradizione orale, dei testimoni portatori di una fede vissuta e ardente. In Galilea e in Siria, comunità di lingua e mentalità greca, elleniste, vivono accanto a comunità aramaiche, giudeo-cristiane. Fulminato sulla via di Damasco, Saulo di Tarso, il terribile persecutore dei cristiani, diventa il fermente apostolo della nuova missione. Il vocabolo ecclesia designerà il vero Israele. È un concetto religioso e culturale a un tempo che esprime la libera scelta di Dio e l'unione tra i fedeli all'interno delle comunità caratterizzate da una grande diversità etnica e sociale. In seguito alla rapida diffusione della nuova fede in Palestina e in Siria, come della coesistenza di numerose comunità giudeo-cristiane ed ellenistiche, nascono e crescono alcune tensioni. I giudeo-cristiani vorrebbero imporre ai cristiani convertiti dal paganesimo la circoncisione e alcune pratiche della legge mosaica. Nel 49 l'incidente di Antiochia ed il concilio di Gerusalemme mettono fine al conflitto. L'autorità degli apostoli, la fermezza di Pietro e di Paolo salvano l'unità della Chiesa nascente che essi confermeranno con il loro martirio a Roma sotto Nerone. La caduta di Gerusalemme nel 70 separerà definitivamente il cristianesimo dal destino temporale di Israele. Tratto dai primi secoli del cristianesimo, edito dall'Unità.